Ripartiamo da dove abbiamo finito, Giorgio, mister Minieri, l'allenatore dell'Itri, la prima sgambatura, dici un po' che cosa quest'anno hai in mente di fare l'Itri. Innanzitutto è bello ricominciare perché abbiamo lasciato veramente da troppo tempo, è bello ricominciare da dove abbiamo lasciato perché questo è un campo che ci ha lasciato veramente dei bellissimi ricordi. E oggi è stato bello ritornare sul campo perché ricominciamo a lavorare, come ho già detto, e ho trovato una cosa estremamente positiva, la grandissima organizzazione della società. Oggi non sembrava nemmeno il primo giorno di allenamento, ma era tutto già organizzato. Complimenti alla società, al magazziniere, a chi ha lavorato insomma dietro le quinte per rendere questo primo giorno organizzatissimo. Poi per quanto riguarda l'allenamento, buono, ho visto la squadra vogliosa di lavorare, scendere in campo, di lavorare con il pallone, e questo per un allenatore è sempre una cosa piacevole. Abbiamo davanti tanti giorni per lavorare e preparare al meglio questo inizio di campionato, c'è materiale umano, sia buono da un punto di vista qualitativo che della tecnica, abbiamo fisicità, abbiamo tutto, quindi cercheremo di mettere in campo il meglio che si possa mettere per la prima giornata di campionato. Mister, ma la campagna acquisti è chiusa? La campagna acquisti è chiusa, abbiamo un paio di ragazzi in prova, li valuteremo con calma, speriamo che si trovino bene, che dimostrino insomma di poter essere utili alla causa Itri, anche se sono abbastanza soddisfatto, sono soddisfatto senza abbastanza di tutto quello che la società è stata in grado di fare in questo periodo. La rosa mi piace sia numericamente che sotto tutti gli altri punti di vista, c'è soltanto da lavorare ancora, perché solo attraverso il lavoro poi si ottengono risultati.